Sono venuta a dirvi, a dire a voi che vi dite pronta a rinunziare a tutto. Non alla figlia, però. Eppure lo pretendete da lui. No, non pretendo nulla io. Egli vuole riconciliarsi con voi. Ebbene, rinunzi lui. Ma io non sono sua figlia. E io sola vi faccio osservare, io sola finora veramente ho rinunziato a qualche cosa. A ogni mio diritto sull'uomo che voi mi avete preso. Volete sapere perché? Ecco, sono qui per questo. Per dirvi questo. Perché so bene che c'è qualcosa qua, più forte di ogni mio diritto. Dite la bambina. La bambina, appunto. Non ho diritto io sulla mia bambina. Ma certo, e chi può negarvelo? Il vostro diritto di madre. Ma non dovete guardare a questo soltanto, come io non guardo al mio di moglie. Pensate che voi dite mia figlia, è vero? Come se fosse vostra soltanto. Anche lui può dire mia figlia. E con lo stesso vostro diritto. E che pretendete con ciò? Che intendete dire? Parlate chiaro, che egli vuole sua figlia. E ha mandato qua a voi per farsela dare. Ma lo che non vuole. Non può volerlo. Finché non lo volete voi. Dunque sperate che io voglia. Che ve la dia io, mia figlia. Siete venuta per persuadermi a darvela. Ma voi siete pazza, signora. Vi apparterà lui. La figlia mia non vi appartiene. Ma non capite che il male è questo. Il vero, l'unico male che voi due avete fatto, non a me, io non parlo per me, ma alla vostra stessa bambina, nata qua, dalla vostra colpa. Questo male, appunto, questo ad essere lui padre qua e voi madre, questo vuole ora un sacrificio che nessuno dei due vuol fare. Non per me, io non parlo per me, io mi sono messa da parte, ma per la vostra bambina. Considerate che cosa varrebbe il sacrificio di lui, ammesso che egli volesse farlo. Che cosa varrebbe per il bene di lei, che dovrebbe pure essere il vostro, il suo bene. Vi preme dunque tanto il bene della mia bambina. Più che a me, più che a lui, è curioso. Voi volete per forza un sacrificio che pure vedete impossibile per me e per lui. Dite che egli non vuole, non può farlo, e volete che lo faccia io. Ma come? E poi perché questo sacrificio, se tutto finisce? Voi potete ripigliare vostro marito, io mi tengo mia figlia, non voglio nulla, non chiedo nulla, se gli vuole qualche volta venga e la veda, e basta. Per il bene della mia figlia, dite, ma lasciate stare, vi ripeto, ci penso io, perché vi volete dare questo pensiero? Ma se per lei ho sofferto il supplizio più crudele che una donna possa soffrire? Perché non avete figli voi. Per questo sì. Per questo. Ma lo potete dire? Non avete figli. E vorreste la mia. Dovreste essere voi la mamma. Io? La mamma? Che dite? Come lo dite? Ma sarei la schiava! Io della vostra bambina, non la mamma. Ma non capite ancora? Ma non sentite? Che sono qua, vinta, davanti a voi. Che vincete voi se fate il sacrificio. Voi non in voi stessa, ma in quello che dovrebbe starvi più a cuore. La vostra bambina. La vostra bambina che mi avrebbe schiava, in continua adorazione perché lei sola che mi manca. E tutta me stessa io le darei, avrebbe tutto, tutto con me, un nome, il nome di suo padre, e uscirebbe da quest'ombra e l'avvenire più bello avrebbe. Un avvenire che voi perdonate con tutto il vostro amore. Non potreste mai darle. Oddio. Oddio, oddio, è una follia questa. La volete voi dunque?
Voi? Per voi la volete, non per lui. Perché non voglio lui, il marito, io. Io ho sofferto per lui, padre, qua. E soltanto per questo ho avuto considerazione tanta che ve l'ho lasciato e sono pronta a lasciarvelo ancora. Il padre voi dovete darmi. Perché egli non può più ritornare con me se non così. Padre. Mi sembra una follia questa. Non sono folle, no. E se anche lo fossi, chi mi avrebbe fatto impazzire? A voi mi volete ridare il marito ora, ma non potete più perché egli non è più soltanto mio marito ora. È padre qua. Lo capite? E questo soltanto io voglio. Perché possa, a mia volta, dare a lui tutto quello che ho per la sua bambina, tutta me stessa per la sua bambina, per cui ho pianto e mi sono straziata. E io sola, potrò dare a lei quello che voi non potrete mai. La luce vera, la ricchezza, il nome di suo padre. Voi fermeticate, signora. L'ho dato la vita io. Il mio sangue, il mio latte l'ho dato. Come non capite questo? È uscita dalle mie viscere. È mia. È mia. Ma che crudeltà è mai la vostra? Venirmi a chiedere un tale sacrificio a nome del bene della mia figliuola. Dina! Dina! Leonardo! Leonardo, guarda! Guarda, è venuta per levarmi Dina! La vuole! La vuole! Dice che non vuole te, ma lei! Lei! Ma tu no, è vero, tu non puoi volerlo, tu no! Zitta, va, va di là tu! Come hai potuto fare questo? Ma sì, diglielo tu che non è possibile, lei che non sa che cosa voglia dire. È venuta a chiedermi un sacrificio in nome del bene della mia bambina, come se io non fossi la madre. Diglielo tu che è una crudeltà. La vostra, non la mia. No, Lidia, ti prego. Va, va di là tu. Andiamo via insieme. Insieme no. Se non comprendi perché io sei venuta. Ma sì, lo comprendo. Io non posso però vederti qua. Non sperate di mettervi d'accordo ora. La senti? Non è possibile, come vuoi che lasci la vita? Mai. Mai. Griderò, badate, se non ve ne andate! Zitta! Lidia, ti prego. Io vado. Ma pensate che è l'unica soluzione, per quanto crudele. È questa che sono venuta a proporvi. E io? A voi. Voi mettete a posto tutti. Tranquilli, felici con la mia bambina. E come farò io? La sente? Come resterò io qua sola, senza Dina, senza di Lucia mia, io qua sola? No, no, zitta, basta, è mostruoso. Hai ragione. Non è possibile, noi non possiamo separarci. Va, Lidia, va, ti prego, va via. No, no. Lei sola no, tu con lei. Egli resta qua dove è sua figlia. Sola. Poiché non volete restare voi. Resterò io. Non potrete più negare così il male che mi avete fatto. Che io volevo pagare con il bene della vostra bambina.